Peppe, Cipri, sentate a fare una foto con loro. Dai. Ragazzi, ancora? I denti? Vai ragazzi, siete qua, finito con il lavoro, Noi abbiamo iniziato sin dal nostro insediamento con diverse attività rivolte ai detenuti, alla popolazione carceraria del Lazio. Devo dire che abbiamo riscontrato che momenti di festa, chiamiamoli così, come quelli di oggi con i giocatori e il presidente della Lazio, lasciano comunque un segno importante a persone che sicuramente hanno sbagliato, che stanno pagando per ciò che hanno fatto, ma che hanno chiaramente il diritto anche a poter godere di un momento come questo. Devo dire che quando chiamiamo in questo caso l'Associazione Sportiva Lazio, ma anche quando chiamiamo per altre iniziative, artisti, troviamo sempre una risposta positiva e quindi credo che dobbiamo continuare in questo senso, non soltanto impegno per quello che è appunto il nostro ruolo istituzionale, ma anche momenti da vivere insieme per fargli capire che non sono soli. Torneremo qui a Natale. Lo scorso anno abbiamo sperimentato un'iniziativa che abbiamo chiamato È Natale per Tutti, rivolta alle persone in difficoltà, quindi abbiamo iniziato con le carceri e gli ospedali. Quest'anno inseriremo anche qualche centro anziani. Qui di nuovo saremo nel complesso di Re Bibbia per 5 iniziative. Toccheremo quindi sia la popolazione maschile che quella femminile, il nuovo complesso, e quindi torneremo dal 19 di dicembre al 6 di gennaio 5 volte.